Ciao a tutti ragazzi da Giulio Sniper Gamer, da oggi in collaborazione con Popomon League, seguiteci su Facebook sulle pagine Popomon League e gruppo Popomon League e alla pagina Giulio Sniper Gamer, presenta il torneo natalizio offerto da Giulio Sniper Gamer e dalla Popomon League. Da oggi la prima lotta, seguiremo tutte le sfide fino alla finalissima e alla finale per terzo e quarto posto. Bene ragazzi, in questa quarta lotta è il mio turno di lotta, per cui non perderò un secondo di tempo e via alla lotta! Contro Tito, che mi affronterà con Landorus, Sceptile, Charizard, Swampert, Mega Metagross e... ma non voglio levarvi la sorpresa, dai! Io risponderò con Sableye, che qui vedrete nel suo ruolo di annoyer. Prima attaccherò con fuoco fatuo Landorus, che non capisco perché usi psichico, probabilmente non aveva previsto uno switch. Qui farò utilizzare il mio Sableye Highlander Stordiraggio e Landorus, se non sbaglio, si colpirà da solo, sì. Dopodiché passo alla mia solita strategia con Sableye, che è attaccare con ripicca. Inizia Landorus, visto che il suo attacco era venuto meno con col fuoco fatuo, attaccherà con Geoforza, diminuendo però la difesa speciale del mio Highlander, che attaccherà con ripicca, mandandolo a poca vita che la scottatura può sistemare in maniera semplice. Sceptile, qui è un indeciso, non pensavo che fosse un attaccante fisico, ma un attaccante speciale, per cui, essendo la mia difesa speciale ridotta, lui c'ha Inflorges, difensore speciale per eccellenza del mio team. Lui invece utilizzò Fendifoglia, quindi mi dimostrò di essere un attaccante fisico. Io qui, mentre lui continuava ad attaccare con Fendifoglia, io ho usato dapprima Desiderio per ricaricarmi Florges. Qui infatti vedete Protezione e Florges che recupererà PS. Dopodiché ho switchato Pokémon e da Florges sono passato a Mandibuzz con il suo set tutto particolare con Congiura e Nero Pulsar. Mandibuzz, avendo una difesa elevatissima e comunque essendo di volante, regge tranquillamente il Fendifoglia e si riprende con Avance. Mentre lui effettua lo switch, io utilizzo il primo congiura per potenziare l'attacco speciale. Lui manderà Kyurem Nero, molto potente in attacco e anche in difesa speciale se la cavava discretamente bene, ho dovuto caricare molto bene Mandibuzz per mandarlo giù. Ecco il mio primo congiura. Lui attaccherà con Improtuono, mossa potente, molto potente e super efficace su Mandibuzz, che però la reggerà in quanto comunque è potentissimo in difesa e anche nei PS. Leggerà addirittura due Improtuoni in una sola volta. Mandibuzz utilizzerà Nero Pulsar perché volevo testare se mi facesse abbastanza danni. Dopodiché mi resi conto che avevo bisogno di minimo un'altra congiura per infliggermi più danni. Qui, mentre lui utilizzava Improtuono, io utilizzavo Trespolo. Insomma, per essere possibilitato a un'altra congiura. Gli avanzi aiutano, d'altro canto. Qui lui allora provò il tutto per tutto e si caricò l'elettrogelo. Kyurem Nero non munito di erba chiara. Mio Mandibuzz utilizzò congiura, dopodiché al turno successivo io utilizzai Trespolo perché comunque sapevo che nonostante fosse una mossa fisica avrebbe causato danni molto molto gravi a Mandibuzz. Qui tuttavia il primo colpo Mandibuzz lo evita senza problemi. Dopodiché mentre lui carica un altro elettrogelo, io provo ad attaccare con Nero Pulsar, sperando che basti per mandarlo KO. Purtroppo necessitavo di un'altra congiura, mentre lui stavolta riesce a colpirmi con elettrogelo e per poco non me lo manda giù. Veramente complimenti, un colpo veramente niente male.
Io qui, nel Predict, ho utilizzato Trespolo, recuperando parte della vita. Dopodiché, lui ha utilizzato Incrotuono, visto che comunque potevo mandarglielo KO, cercavo di infliggere più danni possibile. E io ho finito il lavoro utilizzando Nero Pulsar. Gli avanzi hanno aiutato. Dopodiché lui manderà Swampert per il gelo raggio, probabilmente. Io ho utilizzato Trespolo, se non altro per far perdere il tipo volante e quindi renderlo meno vulnerabile al gelo raggio. Mossa da Predict azzeccata. Ecco qui infatti il gelo raggio di Swampert. Dopodiché ho caricato un'altra congiura, perché comunque sapevo che Mandibuzz avrebbe retto un colpo di gelo raggio anche senza il Trespolo, per massimizzare l'attacco speciale. Ecco Swampert che utilizza gelo raggio. Mandibuzz che si riprende, dopodiché gli faccio utilizzare Trespolo, se non altro perché non sapevo se il Nero Pulsar avrebbe shottato in un colpo Swampert. Per cui gli ho fatto recuperare DS e il gelo raggio comunque ha inflitto pochi danni a Mandibuzz. Dopodiché ha iniziato ad attaccare con Nero Pulsar. Meno male che l'avevo fatto riprendere, e con questo colpo di fortuna, perché ho fatto tentennare il suo Swampert, un solo colpo non sarebbe bastato a mandarlo KO. Qui un po' di fortuna che l'ho fatto tentennare ha aiutato. Avanti. Serve. Dopodiché lui manderà Charizard, perché comunque sperava in che un attacco speciale potesse intaccare Mandibuzz, che è debole il mio in difesa speciale, però ha una gran quantità di DPS che comunque lo rendono molto difficile da buttare giù. Massimizzato l'attacco speciale, per me è uno scherzo buttare giù Charizard. Dopodiché, eccolo qui, lui manderà Sceptile, ed ecco la mia occasione per sfoggiare la mascotte di questo torneo. Farò rientrare Mandibuzz, ed eccolo qui, Pidgeot Shiny, il mio piccolo Poppo. Saluto la Pokémon League, che farò evolvere in Mega Pidgeot, mentre lui effettuerà uno switch e metterà il suo Mega Metagross. Qui inizialmente io utilizzerò Tifone, perché non avevo previsto effettivamente uno switch di Sceptile. Eccolo qui, Mega Pidgeot. Tifone che comunque infliggerà molti danni a Metagross, eh? Non è che lo intaccherà a malapena. Metagross si mega evolverà, ma non sarà sufficiente, perché ancora non avrà quella velocità necessaria per outspeedare Mega Pidgeot, che lo finirà con Onda Calda. Per finire, lui manderà Sceptile in campo, che io finirò definitivamente utilizzando la mossa più potente di Mega Pidgeot, che è Tifone. Questa era la quarta lotta del torneo Julius 95 in collaborazione con la Popomon League. Signori, al prossimo video, iscrivetevi al canale, seguite la pagina Popomon League, iscrivetevi al gruppo Popomon League e seguitemi su Facebook alla pagina Julius95Gamer. Ciao belli, alla prossima! Per le altre lotte iscrivetevi al canale e mettete mi piace alla pagina Popomon League e Julius95Gamer. Ciao belli!